Sì, tra l'altro lo stanno ripubblicando perché è un romanzo che è uscito più di, penso, i primi anni 2000, adesso l'anno di pubblicazione esatta non lo so, però lo stanno ripubblicando, quindi insomma, se poi volesse vedere le differenze tra sceneggiatura e romanzo. Come l'hai trovato il romanzo? Come l'hai pescato il romanzo? Il romanzo è... sì, insomma, l'ho letto appunto 20 anni fa e doveva essere anche a suo tempo un progetto cinematografico che poi non andò avanti. Quindi adesso non svelo altro, però insomma sì, era per quello che dico che mi era rimasto un po' in canna, no? E quindi che l'ho voluto ritirare fuori in occasione di un altro film che avevamo fatto per la TV, per quella serie Purché finisca bene, appunto, prodotto da Ray Fiction in quel caso lì, e quindi proprio per quell'occasione ho detto ma perché, ti avevo parlato appunto di questa storia e da lì è partita. Ormai sono passati 4 anni da allora, da quella prima scintilla, insomma, perché, ripeto, c'erano tanti elementi che pensavo potessero essere la base per poter raccontare una storia ambientata vero negli anni 60, ma che parlasse anche di oggi, perché come è stato rilevato, insomma, sono contento che sia stato colto tutto questo, i personaggi femminili sono moderni, indipendenti, liberi, intellettualmente maturi, e danno tutte una pista, diciamo, a quelli maschili che sono chiamati a crescere, no, in questa cosa. E in questo, e nel rifiuto, diciamo, di una donna rispetto alle ambizioni di un uomo, c'erano anche molti elementi di contemporaneità, e quindi la reazione del nostro protagonista che deve accettare questa porta chiusa, e senza pensare di doverla o di avere il diritto di sfondarla, è una lezione credo importante, soprattutto ai tempi nostri, appunto, in cui assistiamo purtroppo a queste degenerazioni, appunto, nei rapporti sentimentali che perdono appunto tutta la loro natura di amore iniziale. Per cui ecco, c'era anche questo aspetto che per me è molto più importante. Banalmente dico, rispetto al calcio che fa da base, non è un film sul calcio, l'avete visto, insomma è un film in cui il calcio è semplicemente un pretesto, un terreno di confronto sul quale appunto si innestano le storie dei protagonisti. Non ti preoccupare. Allora, intanto spero di essere meno emozionato di ieri. Non mi ero, ieri non mi ero preparato nulla, quindi non so. No, c'è un altro. Bene, meno male. Ma per me è stata un'opportunità gigantesca. È stata la prima esperienza da protagonista su un film insieme a me. Prima parlava di rispetto, sì, il rispetto è nella mancanza di pregiudizi, che mi è successa una cosa che mi ha stupito un pochino, veramente, perché non ti capita spesso, quasi mai. Porto la mia proposta e sentivo che mi rideva, e faccio vabbè, ma che va a fatto ridere una persona che mi ha fatto ridere da quando sono piccolo, mi porto questo regalo a casa. Finisco la scena e mi diventa serio in mezzo secondo e fa, io però il personaggio lo vedevo in maniera diversa. E mo fa, però hai portato un tempo ritmo a cui io non ho pensato, aggiungi questa cosa. Quindi c'è stato subito uno scambio. E insomma, vedere una persona che, come dire, si ricrede, no? Che poi è un'evoluzione. Per me, al di là, poi il problema è andato bene. Però comunque sono quei momenti. Io ho iniziato il mio lavoro 5 anni fa, quindi sono all'inizio. Sono quei provini che però, al di là di come possono andare, quando c'è uno scambio del genere è sempre motivo di crescita. Assolutamente straordinario. Sì, no, e poi dopo ci siamo trovati benissimo, anch'io mi rivedo in certi aspetti nel personaggio di Bismarck, anch'io vengo dalla provincia, mi sono spostato a Roma, non penso di essere timido, forse una descrizione mia, un mio amico napoletano mi disse si vede che sei del nord perché è una descrizione settentrionale, guarda la faccia che tieni, vedete? Forse si vede anche nel film, sicuramente.